Ciao a tutti ragazzi e buon lunedì. Ok, inizia una nuova settimana e come sappiamo di solito quando inizia una nuova settimana ci sfreghiamo le mani perché possono arrivare indicazioni di calciomercato. Anche perché mancano da oggi 10 giorni all'inizio ufficiale della sessione, mancano 2 settimane effettive all'inizio del ritiro della Juventus, quindi la Juve in questo momento è in una situazione in cui deve cercare di chiudere quelle trattative che sono ancora aperte barra incerte, e per quelle trattative ancora aperte barra incerte intendo una e una sola, quella legata ad Angel Di Maria. Allora, ci sono novità e non ci sono novità. Diciamo che la cosa principale da raccontare è una e una sola, e cioè che questa risposta fantomatica attesa per domenica addirittura non è arrivata. C'è chi dice che Di Maria è ancora incerto, c'è chi dice che Di Maria non ha ancora risposto, che sta prendendo tempo. Io, giunto a questo punto, ho in mente una sola cosa, e cioè che Di Maria la sua decisione l'abbia già presa, magari comunicata, magari no, ma che lui abbia già deciso, perché mi sembra assurdo pensare che Di Maria sia ancora lì a sfogliare la margherita e se esce mamma o non mamma, a seconda di quello che esce, poi va a comunicare la decisione alla Juventus. Anzi, mi viene da dire che nella trattativa legata a Di Maria, diversi organi di informazione, e forse tutti, non sono mai stati coerenti e limpidi per un motivo: non avevano notizia a sufficienza per raccontare la vicenda, e quindi quello che si è venuto a creare è una gran confusione, perché tante volte ci siamo ritrovati a dire Di Maria dirà sì o no entro 2 giorni, entro 3 giorni, entro 4 giorni, entro 5 giorni, entro una settimana, entro l'ora X, entro l'ora Y. Capite che francamente il tifoso poi si stanca per ovvie ragioni, perché se continua a leggere il giocatore alla tal ora, al tal giorno riuscirà ad assicurare una risposta, beh, dopo un po' semplicemente diventa troppo, e ancora una volta ci siamo cascati, io stesso ci ho creduto ancora una volta a questa cosa che Di Maria avrebbe detto sì o no entro lunedì, cosa che non è effettivamente avvenuta, o magari sì, ma non abbiamo ancora la percezione però che ci viene raccontata come positiva. Addirittura ci sarebbero dei dettagli. Io ribadisco, secondo me, lato Di Maria, gli organi di informazione non ci hanno capito niente fino a questo punto. Cosa diversa per Pogba, che sappiamo essere già stato praticamente chiuso, soltanto in attesa di ufficializzazione. Per Di Maria, invece, secondo me è una questione differente. Il Fideo magari non è riuscito, anzi, non ha fatto trapelare, no? Non è riuscito perché, francamente, a lui non importa di far uscire notizie, invece i giornalisti devono essere a caccia di scoop. Non ha fatto trapelare, non ha fatto uscire dall'interno della sua sfera personale nessuna notizia, e quindi tutto quello che leggiamo potrebbero essere ricostruzioni, tipo Di Maria andrebbe verso un anno di contratto a 7 o a 7 milioni e mezzo di euro per un anno, quindi la Juventus non dovrebbe far scattare il decreto crescita. La Juventus però, a quanto risulta, sarebbe più positiva, avrebbe aperto a sensazioni positive per l'arrivo di Di Maria. Rincarano pure la dose durante il fine settimana. Di Maria e Allegri si sarebbero addirittura sentiti telefonicamente per cercare di capire se ci sono delle possibilità di chiudere in maniera positiva questa trattativa. Ora, secondo me stiamo andando troppo oltre, secondo me abbiamo palesemente sorpassato il limite, perché davvero in una trattativa per un parametro zero che ci stiamo portando avanti ormai da settimane sicuro, forse mesi, in cui non si è mai riusciti a capire esattamente il giorno giusto in cui queste nozze potevano concludersi, magari Di Maria ad oggi non è nemmeno più un obiettivo della Juventus concreto, perché ha comunicato il no settimane fa, o magari Di Maria ha detto sì alla Juve chissà quanti giorni fa, e stiamo andando avanti con questa pappardella di calciomercato. Io voglio cercare di convincermi di questa cosa, perché francamente pensare che la Juve stia aspettando da così tanto tempo la risposta di un giocatore non mi fa ben sperare, a meno che la Juventus non abbia individuato in Di Maria davvero il giocatore in grado di fare la differenza, e che quest'anno non si stia dando un'inversione di tendenza, no? Non più l'identikit del giocatore, mi serve un'ala destra di piede mancino, mi serve Angel Di Maria, che sono due cose differenti, no? L'abbiamo detto tante volte, Berardi è una roba, Di Maria è un'altra. Quindi o c'è un'inversione di tendenza nella Juve, e cioè voglio quello, e finché non c'è la possibilità di capire che è un no al 100% insistiamo su quello, oppure Di Maria ha già comunicato il sì o no alla Juve e semplicemente la notizia non è trapelata. Voglio tornare un attimo sul pianeta Terra, perché tante volte diamo per scontato una cosa, no?
guardando anche l'Inter che sta per chiudere praticamente al ritorno di Lukaku a condizioni molto favorevoli, perché si parla di una decina di milioni di euro più bonus per il prestito, e l'arrivo di Paolo Dybala, poi vedremo, perché mi viene da dire che l'Inter dovrà fare qualche cessione importante, almeno una cessione importante per rientrare di questi investimenti, almeno lato ingaggio, che sono molto molto pesanti. Però l'Inter sta per creare un tridente mica male: Dybala, Lukaku, Lautaro, veramente un tridente mica male, e a pochissimi soldi. Noi dall'altra parte abbiamo risposto con un Pogba che dovrebbe essere chiuso. Se entro luglio dovessimo aver chiuso Pogba, Di Maria, beh ragazzi, per quanto sia sempre stato qua a dirvi che ero un po' preoccupato per il mercato e qui là, ovviamente sempre se dovessimo chiuderli, presentarci all'inizio del calciomercato al 1 luglio con gli accordi conclusi e in via di essere ufficializzati di Pogba e Di Maria, sarebbe una grandissima, sarebbe come urlare, la Juventus starebbe urlando alle avversarie: attenzione, voi vi state muovendo sul mercato, state facendo cose fatte bene, sì, ma noi abbiamo preso due giocatori a parametro zero che negli anni hanno scritto la storia recente del calcio, perché Pogba, ragazzi, lo ha fatto, l'abbiamo visto anche nel Pogmentary, il mondiale, i discorsi da leader che facevano negli spogliatoi della Francia, non di una nazione così. Di Maria non devo stare io a raccontarvelo, tra l'altro oggi Buffon ha rilasciato un'intervista in cui diceva che Di Maria in Serie A sarebbe come Maradona. Ora, io Maradona non l'ho mai visto giocare, lungi da me fare paragoni eccessivi, però sono veramente convinto che Di Maria in una Serie A di questo livello possa fare cose davvero magiche. Insieme a Pogba poi, a Vlahovic, a Chiesa quando tornerà, io inizio a vedere qualcosa di concreto nella Juve, perché avrebbe veramente senso andare in questa direzione. Aggiungo che non c'entra niente col discorso di Maria, ma è una notizia che era circolata nel fine settimana, nelle ultime ore: a quanto pare la Juve non avrebbe nemmeno mollato il pressing sull'Atletico Madrid per Morata, avrebbe presentato una nuova offerta all'Atletico per cercare di riscattare Alvaro Morata, nella quale figurerebbe Zaccaria. Io non so se crederci o no a questa cosa. Veniva anche accompagnato il fatto che nella testa di Allegri Zaccaria oggi non è un titolare. Secondo me oggi nella testa di Allegri Zaccaria lo è invece un titolare, e mi immagino un centrocampo composto da Pogba, Locatelli e Zaccaria eventualmente ai nastri di partenza, perché sono gli unici tre centrocampisti acquistati per Allegri. E come dicevamo prima, se si sta andando in una nuova direzione, e cioè quella di non scegliere più una tipologia di calciatore ma il calciatore, allora Zaccaria, Vlahovic, Locatelli, Pogba, Di Maria sono giocatori scelti da Massimiliano Allegri sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Pagherà la scommessa? Bisogna che paghi, perché sennò poi fine anno, dato che la Juventus, Allegri in questo momento sono un tutt'uno, bisognerà fare delle valutazioni molto molto severe, fermo restando che abbiamo appena concluso un anno molto brutto. È per questo secondo me che la Juve sta cercando di muoversi in questa direzione di nomi che è la certezza che sono stati calciatori di livello, che sono calciatori di livello e che possano fare ancora bene. E quindi in tutta questa attesa, in tutta questa ansia, in tutte queste giornate in cui stiamo continuando a dire ma Di Maria quando risponde, dall'altra parte dico: capisco che il tifoso, noi, senza sapere niente, senza avere informazioni, iniziamo a fare così. Se però dall'altra parte sono tranquilli, sicuri di riuscire a chiudere questi due colpi, e se poi davvero li chiuderanno, io sarò il primo a essere contento. Ci aspettano altri 10 giorni di fuoco per far iniziare il mercato, e io francamente con queste poche informazioni, a volte incerte proprio perché secondo me non sta passando tanto, inizio a essere stanco, perché noi dobbiamo andare a deduzioni, dobbiamo andare a capire chi dice la cosa vera, chi dice la cosa giusta, chi se la sta palesemente inventando, ed è complicato. Spero di riuscire sempre a stimolarvi questi ragionamenti e spero di darvi una mano a farvi una vostra idea, perché come dico sempre, fino a che non c'è un'ufficialità, ascoltando tutte le campane, l'unica cosa che puoi fare è farti una tua idea, cercare la giusta deduzione logica per arrivare a quella che potrebbe essere la tua verità. Poi quando c'è il comunicato, lo prendiamo o non lo prendiamo, lì la tua verità non conta più niente, perché c'è una sola verità assoluta. Ragazzi, grazie per essere stati qua con me. Se ci saranno novità sul fronte di Maria, poi le analizzeremo insieme. Oggi pomeriggio su Twitch abbiamo l'ultimo appuntamento con la carriera allenatore su FIFA 22. Abbiamo lo scudetto, la Conference League, la finale di Coppa Italia, ci decide tutto, le ultime 10 partite.